Patrizia Prepatista, Gottipo Magri, siamo in una zona centrale di Roma e questo è solo l'inizio. Vedete il totem, andremo a vedere questa conferenza stampa di questa presentazione. Naturalmente ci sarà tutto chi sarà presente, ma lo vedrete dopo. La sigla, a dopo. Allora, diamo ai nostri, diciamo, telespettatori dal 4 al 7 di aprile, sì, la fiera, alla fiera di Roma, siamo nel Lazio. Ok. Esattamente. Presentiamoci. Lei, intanto. Sono Sabina Perucca, direttrice artistica di Romix. Allora, che cos'è il direttore artistico di un evento di Romix? Così diamo un po' cosa fa. Allora, io direi tante cose. Allora, multitasking come donna anche intanto. Esatto, allora, sicuramente quello di dare, diciamo, le linee di tema che sarà appunto il cuore del programma in ogni edizione. Quindi c'è una grande attenzione a tutto quello di nuovo, ad esempio, che esce, i nuovi trend, e anche una grande attenzione ai grandi maestri del passato. Quindi comunque un lavoro continuo di ricerca che poi viene riportato al nostro pubblico. Quindi in qualche modo ogni edizione di Romix racconta quello che sta accadendo, no, nel mondo del fumetto, nel mondo dell'editoria. Perché la scelta di Batman, ecco, anche quello? Esatto, quest'anno siamo praticamente tra i primi a festeggiare gli 85 anni 85. Di Batman, quindi insomma ci sembrava doveroso rendere in qualche modo umano solo Batman, no, Batwoman. Comunque, diciamo, l'inizio della saga, no, del personaggio che comunque insomma ha segnato tantissime generazioni, in qualche modo anche la capacità. L'hai ancora riconosciuto in questo periodo? Assolutamente. In senso sì. Come eroe, in questo senso? Diciamo una figura comunque. Perché sono passati un po' di anni, no? Sì, però cambiato, come anche dicevo, sia a livello fumettistico che a livello cinematografico, ho sempre avuto la capacità, grazie a tanti artisti, sceneggiatori, disegnatori, di modernizzare e di togliere la contemporaneità in qualche modo. Poi tra l'altro noi, ecco, in Italia abbiamo tra più grandi artisti al mondo che disegnano proprio Batman, in questo caso Simone Bianchi, che è un grandissimo autore, sarà presente e verrà premiato con il Romix d'Oro, che è il nostro premio. Diciamo anche un po' di storia. Quanti anni sono Romix, che viene a Roma? Allora, Romix è nato nel 2001, all'inizio con un'edizione 23 anni. Esatto, con un'edizione annuale all'inizio. Perché sono adesso due. Esatto, dal 2013. Come sono mai questa due scelta? Perché diciamo che quelli sono stati anni in cui comunque il mondo del fumetto ha avuto un grande cambiamento, una grande crescita in termini di popolarità. Sì, e anche, diciamo, nel mondo è diventato giovane, più trasversale, quindi giovani, meno giovani, che si a 360 gradi alla lettura. Perché non sempre, diciamo, che i fumetti non sono solo immagini, ma anche lettura. Assolutamente. Bisogna assolutamente capire questo. Quindi poi è diventato sempre più d'uso anche leggere i graphic novel, quindi i romanzi a fumetti autoconclusivi. Quindi abbiamo oggi tantissime, no, opportunità di incontrare il fumetto e quindi questo ha diciamo portato quindi anche una crescita a livello di produzione, emergere tanti nuovi artisti. E quindi sia gli operatori che il pubblico comunque ci chiedevano in qualche modo anche, no, di essere, diciamo, più che il pubblico, diciamo, delle passate edizioni, no? Diciamo è vale da è più donna, più uomo, più ragazzi, più. Ma diciamo, io mi sentirei di dire che oggi è veramente abbastanza equivalente e variopinto, assolutamente. Forse sicuramente il fumetto in molti decenni fa era più una lettura maschile, ma oggi possiamo dire che, perché diciamo, sapevo questo. Sono, e anche come artisti, no? Sempre più oggi abbiamo l'emergere tanto di figure straordinarie di molte donne ci sono. Sì, 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 c'è una nuova generazione molto interessante. Sulla storia passata o il più moderno? Storia passata un po' di meno, ma diciamo, nel senso del design, del contenuto, dico. Ma sono sempre, diciamo, molto originali, devo dire, soprattutto anche nel mondo dei graphic novel, quindi diciamo da dove vengono anche da quelle street art, quelle cose lì, oppure vengono dalle scuole? Che anche, ma
anche molto dalle scuole, perché insomma in Italia abbiamo, devo dire, anche riguardo alla formazione, una formazione d'eccellenza. In questo senso, siamo quindi famosi anche per quello. Che abbiamo anche corsi di fumetto e illustrazione anche nell'Accademia di Belle Arti, ecco, nelle varie. Quindi insomma la formazione, diciamo, è in questa maniera, chi vuole entrare in questo mondo, cosa deve fare? Ma sicuramente, così almeno diamo anche un po'. Allora, diciamo, sicuramente c'è la passione, deve essere la prima cosa, in tutto, quindi anche come esserci lettori in qualche modo, e poi sicuramente avvicinarsi a una scuola di formazione per capire, per capire anche, no, il tipo di stile che si vuole portare avanti. Ma già quando sei piccolo uno dovrebbe fare un po' di disegni, diciamo che dovremmo fare tutti, insomma, perché comunque è tanto un'espressione artistica, manuale, che ci fa bene a tutti. Ecco, anche psicologicamente. Esatto, noi lasciamo poi il disegno alle scuole elementari, però però in qualche modo anche con le scuole che abbiamo, anche si cambia dagli anni del passato. Anche se a livello professionale dovrebbe essere una cosa che magari... Per quanto riguarda l'evento della fiera, no, che è dal 4 al 7 aprile, diciamo, oltre ad esserci disegnatori, artisti o altre cose, ma il pubblico è anche lui stesso lo spettacolo. Assolutamente. Quello volevo dire, arrivare. Sì, allora, innanzitutto, perché non è solo un fiera normale. È un pubblico che ama innanzitutto interagire, quindi essere coinvolto nelle varie attività, vestito in maniera diversa anche. E poi tanto di quel pubblico arriva vestito in cosplay, quindi con i costumi ispirati ai propri personaggi preferiti di manga, anime, videogame. Naturalmente dovrebbero essere adesso tutti Batman, no? No, o il personaggio di Batman. Assolutamente tutti liberi di esprimersi come... Ah, non c'è come si dice, un tema, diciamo, come una festa. Ci sono dei raduni che vengono organizzati anche proprio in maniera autonoma. Non è solo Batman, ci sono anche... Sì, sì, assolutamente. Ma magari perché approfitterà del tema e magari amerà esprimersi. È un po' complicato la corazza, come si dice, con il caldo che vediamo. Bene. Quanti sono i padiglioni, così diamo un po' di nome? Sono 5 padiglioni, 70.000 metri quadri, e abbiamo 250 espositori tra italiani e internazionali. E qual è il paese ospite? Non c'è un paese ospite, guardiamo il fumetto di tutto il mondo. Ah, non c'è, che ne so, l'America, America, Giappone, perché so che questo periodo è molto famoso. Ah, ecco, in questo senso sicuramente renderemo omaggio a Akira Toriyama, un evento molto dedicato. Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball, di tutto stramparare, chi non lo conosce più, esatto, questo. E quindi insomma è assolutamente, che è giovanissimo, scomparso in questo mese, per cui insomma è assolutamente doveroso fare un saluto, un omaggio da parte di tutta Romix. Ecco, l'abbiamo voluto darlo, così almeno a chi lo ricorda. Perfetto, grazie, benvenuti alla prossima appuntamento, adesso con la conferenza stampa di quello che diranno in questo evento tra qualche secondo. Tante cose in programma, tante sorprese, tanti festeggiamenti. Fatemi iniziare ringraziando l'organizzatore della manifestazione della Roma e di Edimburgo, quindi un po' un saluto a Paola Casoli, all'amministrazione unico della Roma e a Stefano Senese, presidente di Edimburgo. Allora, anche quest'anno 4 giornate finissime di eventi, di iniziative, 5 padiglioni su termine di 70.000 metri quadri, ROMIS è una manifestazione edilizia certificata internazionale, e quest'anno abbiamo 350 espositori nazionali e internazionali. Innanzitutto soffermiamoci un attimo sul mio manifesto che ci accompagna quest'anno, che è qui alle nostre spalle, un bellissimo Batman in omaggio agli 85 anni di
Batman, appunto, personaggio che ha saputo sempre rinnovarsi grazie a straordinari sceneggiatori e disegnatori e che continua ancora a sorprenderci. Questa immagine è stata realizzata da Timmy Piastro, insieme a tutte due le matite più importanti contemporanee del mondo internazionale, in particolare di Chiude Romagna. Quindi per salutare anche Marco Giannioli, responsabile dell'area cinema, che mi accompagnerà in questo racconto della prossima avventura di Ranes. Saluto in questa occasione anche le iniziative organizzate dal Ministero della Cultura e il Centro del Libro e della Lettura, partner della manifestazione, in particolare per il premio Ranes del Fumetto nell'assegnazione del premio Noi Ragazzi, la Regione Lazio e la Carta di Commercio di Roma, che presenta Ronis con la presenza di una collettiva di aziende innovative sul territorio dedicate ai mondi di attività, quindi anche sul fronte di Dream. E in particolare vi segnalo un incontro che si terrà per il 5 aprile proprio sull'intelligenza artificiale e quindi guardando chiaramente dal punto di vista del punto dell'illustrazione e dei videogiochi. Si rinnova in questa edizione la collaborazione con il sistema di biblioteche e centri culturali di Roma Capitale, che sarà un importante spazio all'interno della manifestazione, sempre appunto nell'ambito della diffusione sempre maggiore della lettura, in particolare del punto dei graphic novel. Quest'anno si inaugura sempre nel segno Rom del fumetto, che si tiene appunto che viene segnato ogni anno ad aprile, un nuovo premio di cui siamo veramente molto, molto felici, che è il premio del pubblico, quindi assegnato dai circoli di lettura delle biblioteche di Roma, quindi sono circoli al lavoro su titoli selezionati sul concorso, per cui durante Roms apprenderemo anche quali sarà il principio, quindi siamo veramente molto molto felici. E allora adesso immergiamoci un po' anche più approfonditamente nel programma. Come vi dicevo, il manifesto realizzato da Simone Bianchi, che sarà ospite celebrato con l'insegnazione del Roms, quindi il nostro premio alla carriera. Simone Bianchi è una figura straordinaria legata a supereroi come Superman, Batman, Spider-Man, anche alla saga Star Wars, ad esempio, dal punto di vista Star Wars, di tenete conto che alcuni dei suoi originali sono stati acquisiti proprio anche da George Lucas, legato molto anche al mondo della musica, con le sue copertine per Smash Pumpkins e insomma altri gruppi di portata internazionale. A seguire abbiamo una presenza veramente straordinaria, che è quella della illustratrice fumettista Fanna Ricci. Ha realizzato veramente nella sua carriera tantissime cose straordinarie, per la sua famiglia filosofica, quindi satirica e graffiante, fino a grandi biografie di figure femminili fondamentali, come la Callas, che la Carlo pubblicate in tanti paesi internazionali. E si sta dedicando proprio in questo periodo a una miniserie di grande successo che è Piano Notturno, pubblicata da Sergio Bonelli Editore, una miniserie in 4 volumi di cui proprio in questi giorni a fine mese uscirà il secondo volume. Una serie molto particolare che prende un po' toni delle sue alcune sottoline artistiche del passato, quindi legate al mistero, ai bambini e così via, per una bellissima mostra dedicata proprio a Sergio Notturno. Passiamo alla celebrazione di un altro grande personaggio legato in questo caso alla musica, quindi un nuovo tesoro musicale con Riccardo Zara. Vi ricordate un po' avere nella testa le sigle di Romo Tigre, degli Oscar, Devilman, di Aquaman, insomma, per citarne alcune, e lui appunto le ha composte e realizzate fondando una band
per la prima volta ai tempi dedicata proprio alla realizzazione di film per la TV, i Cavalieri di Arezzo, insomma, questa figura che in qualche modo ha cresciuto più della generazione. Ritorniamo al fumetto americano con Stefano Diana, straordinario autore del Marvel, di DC Comics, ha lavorato molto anche nel mondo del videogame, non sapete che ha lavorato anche al videogame, che ha, diciamo, dato vita ai personaggi poi per i film di Kung Fu Panda, quindi il design originale proprio il suo. È un ospite appunto che abbiamo con la canzone di Città del Vice Italiana, che è in collaborazione con Sanchez. E non ho mandato avanti il slide, presa dalla mia dalla voglia di ascoltarvi il programma, quindi ecco qui il nostro ricordo sta, vi conoscete quei minuti bellissimi che forse qualcuno ancora in casa e qualcuno ce l'ho, Delma Dazian, su cui torneremo anche nella prima mostra, e vi racconto uno straordinario invece nome sul fronte del grande cinema americano, di cui però vi parlerà meglio tra pochissimo torno sui nostri orizzonti dal punto di vista appunto di mostre, quindi come vi accennavo la mostra dedicata a Viaggio Notturno, molto, molto suggestiva, ambientata in una misteriosa Bologna, una mostra dedicata alle opere cantate che meraviglia di Dan Panosa, ma questa è la sua versione moderna di Alice nel Paese delle Meraviglie. Subito ancora appunto che ritorneremo tra pochissimo, e poi la mostra di Simone Bianchi, Pellegrino dagli Spazi. Questa è una mostra molto particolare, composta da 20 originali scelti dall'autore stesso, quindi avremo sia studi preliminari che definitivi in pittura, acrilico, su tela e così via, quindi sarà un'immersione proprio anche nella matricità, insomma, della tavola, e quindi un po' chiaramente il percorso sarà quello dei vari personaggi a cui ha lavorato nella sua carriera, con una sezione in particolare dedicata a Batman, e vedete anche qualche Joker. Vado avanti, altri due progetti molto importanti che troverete appunto in mostra nel padiglione 8, Corpi a regola d'arte, una iniziativa che teniamo particolarmente realizzata in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti e il Comitato Italiano Paralimpico, un'iniziativa particolare che questa mostra vuole celebrare l'arte, lo sport e l'inclusione, in omaggio ai 50 anni del ritrovamento dei bronzi di Ace, quindi si parte da qui. Ma l'idea è quella di affiancare alla bellezza dei classici di bronzi di Ace un concetto nuovo, inclusivo anche, di un corpo appunto a regola d'arte. Quindi pensando proprio all'unicità di ogni corpo e alle potenzialità che ogni corpo può esprimere. E quindi i protagonisti di questa mostra, i protagonisti di questi ritratti in mostra sono proprio gli atleti paralimpici. Ci sarà anche un incontro dedicato a raccontare questa esperienza, che sarà incontro ma allo stesso tempo un live painting, quindi ci saranno degli atleti paralimpici, degli artisti che in diretta disegneranno quello che sta avvenendo sul palco, quindi questo per far sabato. Lo scorso anno è scomparso un grande protagonista della editoria italiana, insomma, che ha percorso 50 anni di storia dell'editoria italiana, che è Francesco Coniglio. E Romix ha voluto dedicare in collaborazione con Alessandro Portero una mostra che racconti tutte le sfaccettature di questa figura, dalla formazione, quindi con la fondazione delle prime scuole di fumetto, iniziative appunto anche di service per editori, critica, consulenze, fino poi all'attività di editoria, che è stata veramente lunga e produttiva. E quindi insomma vi invito a visitare il padiglione 8, che sarà veramente ricchissimo e immersivo di esperienze. E adesso iniziamo con le celebrazioni, tante e importanti quest'anno. Abbiamo questa rivista qui, che insomma ci ricorda tutti qualcosa, quest'anno cadono i 75 anni della
Torino, e pensate quando cadono, cadono proprio il 7 aprile del 2024, perché il primo numero è uscito il 7 aprile 1949, quindi noi siamo pronti a festeggiarlo proprio in quel giorno con le varie figure che lavorano oggi a Topolino, ma per questo io chiamerei Marco Gervasio, tra gli autori di punta di Topolino e del fumetto disneyano contemporaneo. Un applauso per chi chiama. Attese, è bellissime, e cosa significano 75 anni di una rivista come questa? Allora, sicuramente è un anniversario pazzesco, direi quasi incredibile, perché innanzitutto Topolino Magazine penso di poterlo dire senza errori, è l'unico settimanale di fumetti per ragazzi in Italia, credo che non ci sia nessun altro, quindi già questo è una cosa abbastanza importante e emozionante. In più fa 75 anni, cioè sono 75 anni che ogni settimana il mercoledì Topolino esce in edicola. Pure questo, a dirlo, sembra assurdo, considerando che io di questi 75 anni ne ho vissuti come professionalmente 28, mi sembra assurdo, perché già 28 mi sembra tantissimo, e ce ne sono quelli prima, che insomma è una data che è un'emozione incredibile. E per l'evento la copertina innanzitutto è di Alberto Ciaro, è bellissima perché richiama proprio la copertina del primo numero di Topolino, quindi quello in cui ci fu Topolino con questa maschera che aveva per rappresentare la festa, e qui viene richiamata. E la stiamo spiegando adesso? Sì, proprio è la prima volta, non l'avevo assolutamente. La rivista è anche prima di Topolino stesso. Però l'ulteriore, diciamo, onore da parte mia è che oltre al fatto che domenica si può anticipare, no? Domenica ci sarà questa riunione, questo incontro con il direttore di Topolino Alex Bertani, il supervisore artistico Andrea Percero e il sottoscritto, che faccio il distributore di Topolino. No, però produzione di Antonio Ranalli che vedo qui. Con Anna, esatto, con il grandissimo Giovanni Sarai. Medierà. Però sul Topolino, su quel numero di Topolino che è l'evento, perché sono i 75 anni, ci sarà una mia che sarà la conclusione, quindi l'ultima puntata di una saga fantascientifica che ho realizzato su Topolino negli ultimi due anni, che si chiama La ciurma del sole nero, e sono state varie puntate, non tutti di seguito, perché scrivendo e disegnando non riuscivo a fare tutto di seguito, ogni tanto ho dormito poco e quindi ci sono voluti dei giorni in più. Comunque siamo arrivati alla conclusione che tutti aspettavano, e questa conclusione sarà proprio in quel numero, evento che avremo anche lì a Roma. Io farò, firmerò anche le copie nei giorni di Roma. Mi vedrete con degli occhiali neri che nasconderanno il fatto che io dormo in automatico. E no, comunque sarà una conclusione molto, posso solo dire questo, che anticipare che è una conclusione inaspettata, diciamo, non una conclusione di storie che su Topolino sono così frequenti, ecco, non è una conclusione classica, ecco, possiamo dire questo. E poi non posso dire altro, sennò vengo prelevato da un raggio alieno che mi porta via da qui. Però insomma, ecco, sarà un evento, quindi sull'evento, quindi per me è molto importante, ma soprattutto la cosa più importante è festeggiare insieme, spero anche con tanti lettori, questa da 75 anni, che sono una cosa che a pensarci, insomma, ecco, non è difficile, non lo so, quando arriverò io ai 75 anni miei, da tanto, tantissimo, non sarà la stessa festa. No, dai. Più grande, io approfitto per ringraziare Marco, e siamo veramente felici, insomma, Romy si
si è deciso appunto proprio di festeggiare a Roma, questo è stato importantissimo traguardo. Marco ovviamente metterà qui con noi in giro, quindi va a disposizione per tutte le domande e le viste. Esatto. Grazie a tutti, grazie a Sabrina, grazie. E andiamo avanti, prometto velocissimi, ma come sapete c'è sempre molto da fare a Romix e ci piace insomma potervene raccontare il più possibile. E ecco, questa slide insomma ci racconta di un personaggio che purtroppo è scomparso proprio pochi giorni fa, Akira Toriyama, il grandissimo mangaka giapponese, creatore di Dragon Ball, di tutta la parale, morto prematuramente e insomma ci sembra assolutamente importante e doveroso omaggiare questo grandissimo personaggio che comunque ha influenzato tante generazioni, ha dettato anche con la sua opera nuove regole proprio nel manga, negli anime, no, proprio così a cui anche grandi disegnatori successivi comunque si sono ispirati sia in Giappone che in tutto il mondo. Domenica 7 aprile ci sarà quindi un momento celebrativo nel padiglione 8, quindi una sala grande di eventi, e con la Star Comics, la casa editrice che ha portato appunto in Italia il manga, degli artisti critici, e abbiamo lanciato anche un invito a tutti i cosplayer che sono presenti a Romix, che saranno presenti a Romix, che sono appunto i personaggi